What's On. Speciale Tosma. What's On? Ben ritrovati al Media Plaza del Tosm, un ospite particolarmente interessante. Qua con noi Fabrizio Bellavista, consulente New Media e partner Psycho Research. Parliamo di questo, ma non soltanto, ci avviciniamo a quello che lui fa come professione, però parlando di un argomento molto particolare che ha tradizioni antichissime, ma a quanto lui ci spiegherà, estremamente moderne. Sì, come ti dicevo prima, molto spesso gli utenti della rete mi domandano che tipo di pensiero è necessario per governare o per connettersi con i nuovi strumenti tecnologici, che sono tantissimi. Ti stavo dicendo prima appunto che la connessione tra l'internet delle cose e l'internet dell'umano sta avendo un grandissimo sviluppo proprio in questi giorni, perché si parla di possibilità di geolocalizzazione di Facebook, quindi vuol dire che 400 milioni di persone saranno improvvisamente geolocalizzabili e quindi cambia la percezione del mondo. Ecco, percezione, ti volevo parlare proprio di questo. Allora, ci sono tanti portali, DrinkScene è uno di questi in Inghilterra, in cui le persone segnalano eventi e pubs o bar con delle icone tipo il re, tipo non so, qualcosa del genere, icone che si rifanno al Medioevo, no? E cosa succede? Succede che io non vado più in un bar perché ho voglia di andare in quel bar, ma dirotto il mio istinto di andare a un bar in base al feedback che mi arriva in real time da amici o persone. Quindi allora l'essere bar di un bar non è più così oggettivo come prima, ma cambia continuamente in real time secondo com'è la percezione e la prossimità dei miei amici. Se c'è un mio amico vicino e questo ne parla bene, o tutte e due le cose, io vado in un bar o usufruisco di un servizio. Allora è la percezione che riprende in mano la gestione delle cose che sembravano così fredde, come la tecnologia, come quelli che parlano sempre di cose. Diventa un passaparola, però a livello mondiale. A livello mondiale, perché come notizie questi giorni HP ha intenzione di fare un'innervatura globale del pianeta in cui dialogheranno persone e cose attraverso RFID e sensori vari, attraverso le reti che già conosciamo umane di social networking, e quindi sarà un mondo interconnesso molto vicino a quello che il buddismo da più di 2000 anni professa, cioè che tutto è circolare, è importante perché è il segnale dei nostri tempi. Una volta c'era la decisione verticale, poi c'è stata una condivisione orizzontale, adesso il pensiero va a cerchio, cioè il network che si connette con altri network. Quindi il cerchio, che è il simbolo del karma, il simbolo del Tao, quindi il simbolo oriente, è assolutamente vincente. Non è un caso che la Cina e l'India stanno vincendo in questo momento, perché hanno una modalità di pensiero. Ecco, questo che ci terrei a dire. Dietro la tecnologia ci deve essere un approccio assolutamente liquido, e qui De Bono l'aveva vista giusta quando scrisse The Rock Idea and the Liquid Idea, cioè c'è un modo di affrontare le cose che è logico, di roccia, che non cambia facilmente. Non è questo che serve per avere un approccio giusto come utente o come azienda in rete. Serve un atteggiamento liquido, serve un atteggiamento real time, come è stato detto nel convegno che abbiamo partecipato prima. Essere real time, prendere le decisioni di impulso, vivere in un flusso è il messaggio che ci viene da questi nuovi cambiamenti che sono la geolocalizzazione e l'internet delle cose. Ringraziamo Fabrizio Bellavista per questo suo intervento, e noi possiamo trovarlo anche sul suo blog personale su internet. liquidmercato.blogspot.com. E quindi possiamo approfondire anche, grazie alla rete, questi pensieri. Grazie ancora. A te, grazie a voi. What's On? Speciale Tosma. What's On?